Siamo qui di nuovo in diretta e abbiamo con noi delle rappresentanti, delle funzionarie e anche una volontaria di COF Cooperative, e abbiamo qui vicino forse la persona che ha più responsabilità, Alessandra Brogliato, e ci occupiamo di volontariato, ma volontariato universale, quindi un'esperienza particolare perché è un volontariato retribuito, giusto Alessandra? Sì, esattamente, sì. Noi da tantissimi anni come Conf Cooperative seguiamo il servizio civile universale, che molti anni fa era poi l'obiezione di coscienza, che poi, come dire, nel tempo la legislazione è andata a modificare e integrare. Quindi sì, servizio civile universale è la possibilità per i giovani che hanno dai 18 ai 29 anni voglia di fare un'esperienza di cittadinanza attiva. Questo vuol dire che mettono a disposizione il proprio tempo per collaborare nella progettazione, nella realizzazione di interventi che hanno una finalità sociale, culturale e ambientale, e lo fanno per un po' di ore, che sono 20-25 ore in una settimana, e lo fanno retribuiti perché hanno un contributo riconosciuto mensile che copre sostanzialmente il loro costo. Quindi è proprio un'esperienza di volontariato attivo. Come ci si avvicina a questo tipo di attività? Ci si avvicina un po' perché magari alcuni giovani hanno già delle esperienze nel mondo associativo, hanno comunque un interesse per gli altri in generale, per le relazioni, per il miglioramento comunque della propria città, del proprio contesto, del proprio ambiente. Quindi, e lo si arriva anche attraverso la scuola, perché comunque anche il servizio civile universale viene presentato, promosso anche nell'ambito all'interno delle scuole superiori, e attraverso poi soprattutto anche l'esperienza di amici e persone che conosciamo, perché diventa un passaparola, e laddove l'esperienza è stata positiva e anche appagante dal punto di vista personale, e allora questo permette di tramandare e trasferire la propria esperienza, il proprio progetto anche ad altri giovani, giovani ragazze e giovani ragazzi. Quindi è un periodo che si può dedicare della propria vita a fare questo servizio, che è un servizio civile fondamentalmente, ma adesso è anche in parte o in qualche modo retribuito. Esattamente, sì, assolutamente. Una durata di un anno, è un progetto che in genere dura un anno, e il rimborso è un rimborso di un assegno che viene dato di 500 ore, di 507 euro mensile, a fronte di 25 ore di lavoro, di impegno su progetti specifici e più attività che ovviamente parlano di inclusione, di accoglienza, di servizi per persone che vivono, che hanno minore opportunità, sulla disabilità, sulla psichiatria, ma anche sulla cultura, quindi in ambiti veramente molto diversi, ma che comunque hanno un tratto comune, che è quello di essere proprio promotori di cittadinanza attiva e di inclusione. Sofia Pastura, invece, come entri in questo meccanismo? Io cito sempre la mia storia personale perché è molto interessante e può essere anche d'aiuto magari ai ragazzi che come me non sapevano che cosa fare della propria vita. Io ho studiato scienze dell'educazione, quindi ho fatto una triennale in un ambito che praticamente non mi rappresentava del tutto, quindi ho provato poi a lavorare in quell'ambito lì, che è l'ambito dei nidi, e non era il mio, non era l'ambiente che faceva per me, ecco. Grazie a Conf Cooperative, che appunto mi ha contattata, sono riuscita ad entrare a far parte di questo bellissimo mondo che è il mondo della cooperazione, e ho scoperto essere proprio la mia strada. Quindi diciamo che anche grazie al servizio civile ho capito cosa volevo fare veramente, quindi ho cambiato del tutto il mio ambito, sono finita a lavorare in un ufficio progettazione e formazione, quindi diciamo che il servizio civile mi ha aiutato tantissimo a capire cosa volevo fare da grande, tra virgolette. Quindi ti sei avvicinata come volontaria fondamentalmente? Sì, sono partita come volontaria e poi appunto sono stata assunta da Conf Cooperative, però è proprio quello che io insisto sempre a dire ai ragazzi che si avvicinano a questo mondo, diciamo, è proprio un'occasione di crescita personale che serve tantissimo, sia per arricchire le proprie competenze, il proprio bagaglio esperienziale, ma proprio per capire cosa si vuole fare, per capire qual è la propria strada, no? Quindi per indirizzarsi un po' anche al mondo del lavoro. E invece Sara Audisio è proprio all'inizio di questo percorso, sì, quindi esatto. Tu sei ancora nella fase in cui sei volontaria. Sì, sono volontaria. E ti occupi? A
attualmente io lavoro con Sofia e mi occupo nello specifico di gestire le presenze dei ragazzi che come me svolgono il servizio civile presso le cooperative di Confcooperative Piemonte Nord. Sono molti, Alessandra, i progetti che voi avete e a cui le persone possono avvicinarsi. Sì, i progetti sono tanti. Tra l'altro adesso terminerà la progettazione passata nel mese di giugno, alla fine di giugno, e sempre all'inizio di giugno inizierà di nuovo un nuovo percorso che vedrà coinvolti 81 volontari e volontarie. I progetti sono tanti, sono 11 e sono anche dislocati sulla città di Torino in diverse circoscrizioni, ma sono anche fuori dal territorio, quindi diciamo, sostanzialmente nella città metropolitana di Torino, e sono tutti progetti anche collegati ma diversi, proprio anche per il tipo di servizio ed esperienza che propongono. Allora, ancora una domanda per Sara Audisio, prima di avere un contributo che passerà dopo quello che tu ci dirai. Qual è l'obiettivo che tu ti sei posta quando ti sei avvicinata a questa forma di attività, insomma? Allora, io ho scelto di fare il servizio civile come sfida con me stessa. Me lo sono imposta per trovare un posto nel mondo, diciamo, e credo di averlo trovato. E soprattutto ho affrontato tantissime sfide che mi sono servite tantissimo nella mia crescita personale. Io mi sento totalmente cambiata, ho cominciato quasi un anno fa il mio servizio e sono giunta quasi alla fine ormai, perché manca un mese. E io sento di aver imparato tantissimo su me stessa e sugli altri e sul mondo del lavoro, anche perché è stata un'esperienza di avvicinamento nel mondo dei grandi, appunto. Grazie Alessandra, grazie Sofia, grazie Sara, un contributo, grazie.